Buonasera dalla Baltur Arena, dove fra pochi minuti si affronteranno la Sallacento e la Moncada Agrigento per la settima giornata della fase salvezza. Cento è alla ricerca della vittoria che le potrebbe dare la matematica salvezza. Giamorici difende di schiena, quasi un fallo anzi, forse poco più di un fallo. Ricordiamo la sua ottima partita nella gara di andata, poi nuovamente sotto per Polakovic, una doppia che cammina, bel movimento sul perno. Berarci si alza dall'angolo, di calci! Agrigento ha provato a sfruttare il mismatch di Mussini, che adesso per terra non va a segno, poi recupera il rimbalzo e va a depositare. A uomo cambiando tutti, un po' una matchup. Intanto brava Cento a muovere la palla. Ancora in palleggio Carlos, Mussini, tiro. E quindi qualcosina mi ha raccontato. E fanno bene a tenere Mark alta l'aggressività. E sperduto si prende una. Will viene dietro la schiena. Mussini poi si prende un pregevole pericolosa. Poi Chiarastella si prende una tripla. E contiene bene Melussi. Jan Moreno. Altra tripla. Peterson, poi si prende un palleggio RST, vantaggio, bella questa palla per la Durner, che poi serve un ottimo un cambio. Palumbo è tosto fisicamente, non gli regala tanto, anzi non... prova a ritrovare un po' di continuità, trova un bel backdoor tra Cini, ancora una disattenzione e sono 4. In questo ultimo quarto ci prova Mussini dall'arco, anche Fabi sperduto, palla sotto e blocco di Bruttini, ancora Mussini va dentro, contatti ceduto con Mussini, però l'arbitro non ha reputato il fallo in attacco. È andato di nuovo Peterson dalla aspetti da Peterson e gli aspetti da Ambrosini. Qua ho visto tirare la maglietta di e Toscano butta questa palla in maniera liberatoria. Sallacento rimane in serie a 2, il risultato finale è 79-68 e partono i festeggiamenti qui alla Baltur Arena. Vediamo inquadrati anche i dirigenti a salutare i giocatori di Cento.